dopo il grande karting, dopo il campionato italiano di Formula Abarth e dopo il campionato italiano di Formula 3, comincia una nuovissima avventura nella Formula 3 Euro Series. Prime qualifiche, com'è andata per Raffaele Marcello? Ma non molto bene, col primo set di gomme ero terzo e ho potenziale di stare nei primi tre. Dopo è successo che tutti con secondo set migliorano perché c'è meno benzina e ho avuto una foratura alla gomma posteriore destra e perciò non ho potuto migliorare, ho fatto parto sia nono in gara 1 sia nono in gara 3, una pista che si può superare e perciò non è un dramma, però peccato perché ti poteva stare nei primi tre. Prima gara, prime emozioni. Raffaele Marcello, cosa è successo in questo esordio nel Formula 3 Euro Series? Ho fatto un errore nel formation lap, ho fatto spegnere la macchina, sono sfidato 19esimo, ultimo, poi ho fatto sorpassi e alla fine ho finito sesto, avevo fatto terzo miglior giro e c'era tutto il potenziale di finire a podio. Formula 3 Euro Series 2012, round 1, Hockenheimring, un fantastico Raffaele Marcello coglie subito la vittoria. Sì, è stata una gara molto difficile perché ho preso subito un piccolo vantaggio e ero dovuto controllare, però la macchina era molto buona, perciò quando la macchina va bene è più facile vincere. Ho fatto un giro veloce, sono andato via 4 secondi, 5 secondi e è andato tutto molto bene. Gara 3, obiettivo? Ma parto nono perché in qualifico ho bucato, però stamattina ero 19esimo, ho finito sesto, perciò se da nono parto bene il podio lo posso puntare, tanto è 40 minuti la gara, perciò è molto lunga, ma il potenziale c'è tutto di fare nei primi tre. Voto alla prema? 10 perché mi sto dando una macchina competitiva, sto imparando molto perché il campionato è molto duro, però loro mi mettono in condizione di fare molto bene e per questo li ringrazio tanto. Voto a Lello. Tra tutto il giorno 7 e mezzo, perché stamattina ho sbagliato nel giro di warm up, l'ho fatto spegnere la macchina e da ultimo ho finito sesto, però potenziale c'è, perciò questo 8 diciamo me lo posso anche dare perché siamo in tre che andiamo molto veloci, perciò mi sto facendo conoscere e sono molto competitivo. Pronti via, Raffaele Marcello c'è, Prema Power Team c'è, due vittorie, una gran gioia, René Rosin. Beh, sicuramente un inizio di weekend straordinario per noi, il potenziale si era già espresso nelle prove libere e nelle qualifiche, un po' di sfortuna col secondo set di gomme per Raffaele e anche per Daniel e anche per gli altri due nostri portacolori, comunque in generale un bilancio sicuramente positivo, il team è performante, abbiamo finito l'anno scorso vincendo, abbiamo iniziato quest'anno vincendo, penso che un migliore inizio non poteva esserci. È appena terminata la terza e ultima gara del primo round Formula 3 Euro Series qui a Hockenheim, bilancio con Raffaele Marcello per la terza gara e in generale per tutto il weekend. È stato un peccato nella terza gara che ero già quinto, sesto in partenza partendo nono, poi è arrivato a tornantino, mi hanno attaccato dietro, ho perso un po' di posizioni, ero decimo, poi sono uscito di nuovo ottavo, mi hanno dato un drive through e alla fine ho finito 14esimo. È un peccato perché avevo molto potenziale di fare molto meglio. Prima vittoria comunque al debutto nel FIA Trophy Formula 3 Euro Series. A questo punto l'ambizione 2012 di Raffaele Marcello qual è? Ma adesso sono quarto in campionato, perciò ho fatto in Abarth Formula 3 italiano terzo, perciò quest'anno primo o secondo. Tre gare, tre vittorie per la Prema Power Team, qual è la più bella? Sicuramente gara 2 dove a vincere è stato Raffaele Marcello, il più giovane pilota in assoluto in Formula 3, aveva vinto una gara in un contesto internazionale come è il Formula 3 europeo, come il FIA Formula 3 European Championship. È stato un lavoro terminato a metà perché poteva andare molto meglio anche in gara 3, comunque un buon bilancio per il suo primo weekend di gara.